La sfida dei prossimi mesi, quindi entro dicembre, noi avremo il più grande processo di liberalizzazione del sistema dei trasporti integrato. Oggi abbiamo tante società divise, tante storie divise tra le istituzioni, si sono, dire, ramificate azioni, diciamo, che non guardano soprattutto all'efficienza, perché tante società che fanno stesse linee. Il sistema su ferro si è particolarmente potenziato, ci saranno nuovi investimenti. La nuova legge regionale prevede che noi abbiamo applicato, come sapete, con una legge regionale nei nuovi bacini, quindi noi prevediamo un sistema di trasporti integrato con la logica di finirla una volta e per tutte con la logica dentro i sistemi strutturali. Allora uno pensa ognuno alla propria azienda, questo vale anche per gli enti locali, guarda solo a quante binari mettere a terra o a quante linee mettere sul sistema su gomma e non ci si preoccupa del diritto alla mobilità dei cittadini. Quindi noi dobbiamo proprio rivoluzionare il sistema. Dobbiamo partire dai cittadini e dalle loro esigenze, che sono il diritto alla mobilità. Non dobbiamo pensare da guardare solo dentro la struttura, no? Costruire solo binari e non farci viaggiare i treni, o mettere tante linee e tenere bus vuoti, e poi abbiamo invece linee in cui ci sta una grande richiesta di persone che si muovono secondo nuovi criteri che cambiano. Quindi il sistema di integrazione dei trasporti deve partire dai diritti. Quindi è la cosa fondamentale, cambiare totalmente mentalità e poi soprattutto fare sistemi efficienti. I sistemi efficienti si fanno con le liberalizzazioni, non c'è altro sistema. Il sistema deve essere un sistema di mobilità che garantisce i diritti, poi i servizi, che può essere la bigliettazione, le tariffe, tutte devono stare in questo quadro. Il quadro quale deve essere? Garantire l'utente e non pensare che si può incidere solo sulle tariffe per sistemare i conti. Perché i conti non si sistemano solo aumentando le tariffe. Anzi, noi le tariffe le dobbiamo tenere attente, soprattutto per le fasce più deboli, quindi noi dobbiamo tenere anche un livello di esenzione più basso, cioè degli abbonamenti, anche quando si arriverà al regime, secondo me si può fare anche sul reddito, paradossalmente. Cioè, se un sistema funziona è in grado di fare anche questo, di stare vicino a chi ha più bisogno, di chi prende il nostro sistema su ferro, su gomma per ragioni di lavoro o perché è lo studente che deve andare all'università o deve andare a scuola. Quindi questo è essenziale. Ma per far questo non possiamo pensare che la tariffa risolve i problemi. Il problema è che risolve un sistema integrato di rete efficiente. E visto che noi lo possiamo fare, il processo si farà come l'abbiamo avviato e con le liberalizzazioni, che speriamo, se non ci sono novità nazionali che possono ritardare i tempi, noi pensiamo di essere una delle prime regioni d'Italia, quindi entro dicembre, a partire con le gare per la liberalizzazione del sistema regionale, chiaramente, mi riferisco a quello regionale. La prima liberalizzazione, che in questo caso è stata una privatizzazione del sistema trasporto Caremar, quindi dei requisiti minimi che noi chiediamo di garantire al sistema del trasporto via mare, perché lì in quel caso noi garantiamo per i cittadini i requisiti minimi. Poi il privato e il mercato implementa questi servizi. Quindi, e prevederemo, almeno dalle offerte che abbiamo pervenute, la novità qual è? È che noi garantiremo quei servizi minimi, quei requisiti minimi con minori costi. E quindi i costi aggiuntivi vanno per migliorare il servizio. Quindi, come vedete, abbiamo avuto la dimostrazione di come bisogna fare. Garantire diritti, e chi lo riesce a far meglio lo deve fare. È nell'interesse del diritto degli utenti. È il primo caso che facciamo in Campania, questo qui. Credo che nel sistema dei trasporti non necessariamente ci saranno privatizzazioni, ma sicuramente liberalizzazioni.